Vabbè, sale in tariffa al sindaco. Italia, sezione di Corato, tutti gli organi di controllo presenti, la polizia municipale, i carabinieri, la polizia di Stato. Carmen Martorana, 84esima edizione di Miss Italia, la tappa pugliese è sempre crocevia importante perché in passato sono uscite tante modelle che poi sono diventate, diciamo, importanti. Sì, in effetti Miss Italia è davvero una grande vetrina, un grande palcoscenico per queste aspiranti Miss. Una bella signora Miss Italia di 84 anni, e se vogliamo andare un po' indietro nel tempo, se non avessimo avuto Miss Italia non avremmo conosciuto Sofia Loren, per cui fu ideata apposta per lei la fascia di Miss Eleganza, perché lei non vinse e quindi pensarono che non poteva passare inosservata. Crearono la fascia di Miss Eleganza per lei, che ancora è una fascia che viene assegnata come prefinale nazionale, cioè abbiamo la finale regionale di Miss Eleganza che permette ad una prefinalista di appunto accedere alle prefinali nazionali. Cosa dobbiamo aspettarci da questa 84esima edizione e da questa tappa? Allora, per quanto riguarda il nazionale, ci sono tante novità, ovviamente sono ancora ufficiose, aspettiamo che la patron Patrizia Mirigliani ne parli, perché insomma si parla anche di un grande ritorno su un'emittente nazionale dopo 10 anni. E, da questa tappa di Corato, io Corato è una città che adoro, ma anche proprio per l'accoglienza che mi viene fatta dall'imprenditore Vito Scaringella, insomma da tutto il suo team, io lo ringrazio. Ovviamente le ragazze sono tante, abbiamo 30 aspiranti Miss, veramente tantissime. Quest'anno ho anche inserito Miss Mascotte per permettere alle più piccole che hanno questo sogno di Miss Italia, in un certo senso, di cominciare a prepararle al concorso, perché sono fuori gara, insomma, e le teniamo in panchina per quando arriverà il momento giusto. E allora buon Miss Italia a tutti. Grazie, buon Miss Italia, Corato.